Salve ragazze, buongiornissimo, benvenute e bentrovate. Eccoci qua, siamo nel mio messaggio del giorno per voi. Abbiamo qua le nostre carte preparate come appunto di solito. Abbiamo i tarocchi universali, abbiamo i mini tarocchi New Vision, abbiamo i mini tarocchi dell'armonia, le sibille di Nostradamus, i tarocchi degli illuminati, i tarocchi di Manara, i tarocchi di Dylan Dog, le carte oracolari di Helen e le mie carte gialle di Zaira. Allora, ragazze, io sapete, inizio subito perché ovviamente sapete che il messaggio del giorno si deve assolutamente realizzare in maniera breve e concisa. Quindi andiamo subito a vedere che carta esce da questo primo mazzo che ho preparato stamattina per voi. Allora, ragazze, come state? Spero bene. E, insomma, siamo qui nella bella stagione, quindi divertitevi, uscite, e, insomma, fate quanto più cose potete fare, perché poi magari in estate, in primavera, insomma, ci sono sempre più occasioni anche di conoscere persone nuove e quindi poi possibili anche nuovi amori. Quindi, insomma, datevi da fare e uscite e state in compagnia. Allora, ragazze, il messaggio del giorno per voi, sapete che è un messaggio che vi deve arrivare dall'universo e che, appunto, se vi siete collegati qui con me stamattina vuol dire che qualcosa deve, diciamo così, vi deve arrivare un suggerimento, una parola, una qualsiasi segnalazione di una situazione che portate dentro di voi, che può riguardare il passato, il presente e il futuro. Non sappiamo di cosa si va a parlare. Ovviamente tenete sempre presente che è un interattivo collettivo, quindi non può assolutamente risuonare su tutti. Quindi, insomma, prendetelo sempre con le dovute cautele. Fermo restante che chiunque voglia fare un consulto personale con me, nella descrizione di tutti i miei video ci sono i miei contatti. Allora, ragazze, io volevo anche ringraziarvi sempre del seguito meraviglioso che avete, che fate nei miei interattivi, in particolare in questo messaggio del giorno. Veramente vi ringrazio di cuore, siete molto molto care. E poi volevo anche dirvi che insomma, voi in qualsiasi momento vedete questo messaggio ha valore, anche se nel senso che vi deve arrivare oggi, ma non è un messaggio che assolutamente vale solo oggi. Ecco, questo volevo dire. Allora, con le carte oracolari di Helen andiamo a vedere un consiglio supplementare oppure un qualcosa inerente al messaggio. Allora, invece le carte gialle di Zaira ci daranno l'indicazione di che cosa andremo a parlare oggi. Quindi prendiamo una carta. Allora, qua dice questa carta: hai ragione, sono vanitoso, ma è tutto qui. Quindi qua parliamo di una persona che è vanitoso, insomma, una persona un po' piacione che però risulta essere innamorata, ok? Quindi qua parliamo di una persona che è vanitoso, ma è tutto lì, ma insomma, tutto sommato è una persona innamorata. Adesso andiamo a sviluppare. Abbiamo il 10 di bastoni, abbiamo l'asso di bastoni, il 2 di denari, di pentacoli, la carta della fortuna centrale. Molto bella questa carta. Poi abbiamo un bel re di coppe, ragazze, questa persona è innamorata di voi. Abbiamo il 10 di bastoni, ragazze, 2 10 di bastoni, 2 10 di bastoni. Quindi qua c'è una situazione abbastanza pesante. Abbiamo il fante di coppe. Allora, ragazze, qua parliamo di una situazione pesante, di una situazione pesante dove
probabilmente pesante nel senso un qualcosa, un qualcuno che non vuole assumersi le responsabilità o non ha voluto assumersi le responsabilità. Perché vedete, lui inizialmente nei vostri confronti era un fante di coppe, quindi diciamo sì, un innamorato, sì, una persona che aveva interesse per voi, ma in maniera un po' immatura, un po' adolescenziale. E comunque il fante è sempre una persona che si fa avanti, ma non sa manco lui perché. Qua probabilmente avrà avuto delle indecisioni dovute proprio forse a questo rapporto. Abbiamo il due di denari che ci parla sempre di doversi adattare a delle situazioni, magari non trovare oppure avere più opzioni oppure essere indecisi appunto su cosa fare. Però vedete, questa persona probabilmente vi ha potuto anche dare modo, forse voi avete pensato che questa sua forse indecisione, questa sua voglia o non voglia di diciamo approfondire, di donarsi in un rapporto un po' più impegnativo, fosse dovuto magari al fatto che potesse avere altri interessi per altre donne, perché qua parliamo comunque di una persona che appare vanitosa, tant'è che lui stesso dice: hai ragione, sono vanitoso, quindi lo ammette, però ammette pure che è tutto lì, come se comunque questo suo modo di rapportarsi con l'altro sesso è soltanto una vanità, ma non è una velleità di avere un rapporto o un qualcosa di più. Allora, qui comunque in ogni caso questa persona, vedete, ha fatto un salto di qualità perché da fante di coppe è diventato re di coppe. Quindi questa persona dà un interesse, diciamo, adolescenziale, qua adesso è proprio un uomo innamorato. E infatti questa carta ce lo dice anche qua, questa carta dell'innamorata, no? Questa persona è innamorata di voi. Vedete qui con l'asso di bastoni, probabilmente questo prenderà qualche iniziativa, o nel dirvelo, o nell'avvicinarsi a voi, se magari in questo momento così siete un po' in stand-by. In ogni caso, quest'asso di bastoni ci fa ben sperare che questa persona probabilmente verrà a contatto con voi. La carta della fortuna dona proprio una magia speciale a tutta la stesa, perché la carta della fortuna ci dice è la carta migliore del gioco. Essa vi annuncia una fortuna nella vita, in amore, insomma un qualcosa di bello che vi sta per accadere. Annulla il significato negativo delle carte vicine. Vedete, questa persona prenderà la decisione. È indeciso, è stato indeciso, ma prenderà la decisione giusta. E quindi rafforza quello delle carte buone. Quindi questa carta della fortuna vicina al re di coppe lo rafforza ancora di più. Quindi qua questa persona proprio si scoprirà innamorata a tal punto da comunque venire verso di voi e qua sicuramente ci sarà un nuovo inizio. Quindi questo, ragazze e ragazzi, era il messaggio del giorno per voi di oggi. Io, come sapete, e ve lo dico sempre, vi aspetto tutti nei commenti per vedere se ci sono dei riscontri. In ogni caso, io vi ringrazio di essere stati qui con me anche stamattina. Vi do appuntamento a domani mattina e vi mando un bacione enorme. Buona domenica a tutti. Ciao!